Mi piace, ma sì, tu prendete le vendite, vendite, ah, vendite, ah, bentornati su questo canale. Terzo videuzzo della giornata per farvi vedere un piccolo acquisto che ho fatto, sempre in tema candeloso, da un sito polacco che non vi nominerò mai, ma vi metto il link sotto. Io uso Google Chrome per tradurre, non ho mai comprato da questo sito, è la prima volta. Non so neanche mai se ci ricomprerò perché non lo so. Comunque, ogni tanto vado a vagarci perché so esserci a volte dei votivi, delle fragranze, soprattutto in votivo, che sono comunque fragranze che sono uscite in America proprio in questo periodo, cioè nel senso la primavera, eccetera, eccetera. Io praticamente ho fatto questo piccolissimo ordinino per queste due, che sono la Lavender Sunset e la Moonlight Garden. Dunque, io adesso non vi so specificare bene cosa sento. Ecco, questa è quella che mi ha un po' lasciato più... il profumo non è cattivo, però mi ha lasciato più perplessa, perché io sento una forte nota dolce in questa candela, quindi la lavanda non ce la sento per nulla. Me la fa quasi un pochino assomigliare alla Lavender Vanilla. Detto questo, chiudo già perché comunque la fragranza è questa qui, la seconda è questa. Che buona. Questa è più fresca. Anche questi sentono fiori e qualcos'altro di fresco che però non riesco neanche qui a dirvi, comunque in votivo è veramente difficile senza bruciarla riuscire a capire a differenza delle tarte, insomma, di cosa sanno di preciso. Anche qui ci sento una nota un po' dolce, sento molto i fiori. Questa è molto buona, molto fresca. L'accenderemo. Dopodiché, per riempire il pacchetto, siccome che le spedizioni, proprio quelle che costano meno, meno, meno di tutte, che vanno fino a 500 grammi, poi aumentano, costano 5 euro, potevo gli spendere 5 euro per due bottiglie? No, cioè solo di spedizione. Ci ho aggiunto tre kringhelline, le meltine. Voi sapete che io sono innamorata di questa marca, che sono le Kringle, ormai le trovate in diversi negozi e diversi store online anche. Sono fantastiche. In pratica, questo che fa queste candele è il figlio dell'ex signor Yankee, cioè quello che ha inventato le Yankee. Ha fatto un figlio che ha fatto queste. Speriamo che non facciano più figli. Qualcuno lo disse anche sul gruppo, che ve lo ricordo, Candle Mania Italy. Qui sotto trovate tutti i riferimenti, veniteci a trovare. E niente, ho preso stranamente impazzita Baker's Vanilla. Ora apriamo senza distruggere tutto. Ma perché io quando le annuso normalmente le apro senza difficoltà e quando faccio i video no? Ecco, questa è molto dolce, però ha una nota dentro speziata che spezza un po' la dolcezza di questa candela. Queste sono melt, vedete? Sono già tipo tratteggiati i cosi per tagliarle, perché se ne mette un pezzettino le brucia essenze. Se mai proverete queste candele, ve ne consiglio di usarne un pezzettino perché sono fortissime. Non mi dispiace, la proverò. Poi mi incuriosiva da morire questa qui, la White Pumpkin, cioè la zucca bianca. Questa è stranissima, io la sento dolce ma molto 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 speziata. Questa non so se mi piacerà. Proveremo. Poi la Set Sail, questa qui, dove vedo mare, io impazzisco e compro. Questa è fenomenale. Non le ho accese, ma questa ha un profumo che può ricordare un profumo da uomo, ma un profumo di mare, di qualcosa di spettacolare. Veramente molto 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 buona, secondo me. Molto molto salmastra, molto salina. Ha un profumo proprio intenso. È mascolina, però ha colore proprio di salsedine. Adoro. Dopodiché, per non farmi mancare niente, ci ho aggiunto sempre due meltine della Woodwick. Soft Chambray, si dirà. Bleh. Vabbè, questa. Questa dovrebbe essere comunque una delle solite fragranze per me che sanno di pulito. Io qui ci sento anche dei fiori di lilà. Molto molto buona, fresca, con un profumo di lilà particolare.
Questa invece l'ho annusata prima di farvela vedere, cioè sono talmente drogata che me ne frego anche di girare i video, vabbè. Si chiama sia Salt and Cotton, cioè pareva che io non potevo comprarla, mai. Questa sa di saponetta per i panni della nonna, precisa, cioè proprio sa della saponetta dei panni che usava vostra nonna per lavare i panni, precisa, buonissima per me. Niente, io ho già finito, questo è il mio piccolo, 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 piccolo ordinino. Appunto, io vi metto il link sotto di questo sito. Mi è arrivato tutto tramite raccomandata. Se non fosse stato quel postino, ha finto di non trovarmi. Non dovevo neanche andare a ritirare tutto in posta. Quindi, insomma, è consigliato. Circa 10 giorni ci ha messo ad arrivare con raccomandata, quindi la spedizione è tracciabile, volendo. Vi saluto e vi mando un bacio. Ciao, ciao.